Perché sono così elegante e perché sta uscendo un video la mattina nel quale sono così elegante? Beh, è molto semplice perché in realtà sto registrando praticamente a mezzanotte di martedì sera. Ero a una cena, a una comunione, e infatti mentre ero lì, tra una portata e l'altra, controllavo su OneFootball in tempo reale il risultato del Milan e ammetto di averlo gufato, anche perché il papà della mia fidanzata è milanista e quindi sarebbe stato ancora più divertente. Invece purtroppo me l'ha fatta, il Milan ha vinto ancora. E su OneFootball mi è andato di traverso il dolce. Potete scaricarlo qui sotto in descrizione perché comunque voi il video lo vedete mercoledì. Mercoledì gioca la Juve e magari voi proprio la Juventus non riuscirete a vederla perché l'orario è un po' particolare e questo spiega il motivo per cui sta uscendo un video alla mattina. Quindi OneFootball gratis qui sotto in descrizione, dove potrete vedere anche gli highlights delle partite di Serie A se vi è sfuggito qualcosina. E proprio su OneFootball era iniziata la mia giornata martedì, dove avevo letto di questo rinvio della Supercoppa italiana, della partita che doveva disputarsi a fine dicembre tra Inter e Juventus. È di una partita che molto probabilmente verrà schedulata, ufficializzata al 5 di gennaio. Ora cerchiamo di fare il punto della situazione, anche se ormai tutti siete a conoscenza di quello che è accaduto. Hanno deciso sostanzialmente di non far più disputare, appunto, a fine dicembre, la partita che doveva essere giocata all'estero, come spesso accade ultimamente nel cercare di assegnare la Supercoppa italiana per cercare di massimizzare gli introiti economici sia per la Serie A sia per le squadre che vanno fisicamente a giocare e quindi a partecipare, e invece quest'anno si è deciso di giocarla in Italia, spostandola appunto dal calendario dove era già stata inserita in programma, oltre al danno alla beffa perché la Juventus andrà a giocare a San Siro contro l'Inter. Quindi io sono ancora un pochino arrabbiato per quanto sì, siano passate ormai delle ore da quando ho appreso la notizia, ma sinceramente non trovo logico andare a giocare in casa dell'Inter proprio perché in tutti questi anni in cui la Juventus era stata campione d'Italia, mai una singola volta era stata presa in considerazione l'ipotesi di poter giocare nello stadio appunto dei campioni d'Italia. Anzi, in più di un'occasione era accaduto che la Juventus addirittura fosse sia campione d'Italia sia campione della Coppa Italia. E comunque lo Juventus Stadium non era mai stato ufficializzato come sede dell'incontro. Anzi, ricordo di aver giocato contro la Lazio all'Olimpico anche varie volte. Quindi ancora più, davvero, oltre al danno alla beffa. E se ci aggiungiamo il fatto che questo slittamento andrà ad incastrare anche un domino che coinvolgerà le partite dell'Inter e le partite della Juventus, guarda caso la Juventus era in programma da listino da calendario contro il Napoli il 6 di gennaio, invece giocandosi il 5 non si potrà disputare quella giornata. Il Napoli in quel periodo avrebbe avuto fuori tre giocatori importantissimi titolari della Coppa d'Africa, quindi Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Questi giocatori molto probabilmente saranno a disposizione invece del Napoli quando verrà disputata la partita. Ora, con calma, perché non vorrei mai che venisse frainteso il mio ragionamento. Non ce l'ho con l'Inter, perché assolutamente l'Inter non c'entra niente, così come non ce l'ho col Napoli. E io ho sentito anche tanti che continuavano a dirmi così si falsa il campionato. No, attenzione, per me si falsa il campionato se non ci sono Koulibaly, Osimhen e Anguissa. Quindi se ci saranno, tanto meglio, sono giocatori del Napoli, fanno parte della rosa del Napoli e quello è sicuramente il modo più regolare di svolgere un campionato. C'è da dire però che la Juventus si è ritrovata nella stessa identica situazione a causa nazionali proprio nella sfida con il Napoli all'andata. La ricorderete, noi andiamo a giocare a Napoli veramente con pochi giocatori a disposizione poiché i sudamericani erano tornati tardi dalla fase a qualificazione del Mondiale, quindi nemmeno una competizione importante come la Coppa d'Africa, ma una semplice pausa nazionale che per la Juventus, per incastro, era andata male e quindi ci siamo presentati senza tutti i sudamericani, senza Dybala, senza Cuadrado, senza Alexandro, senza Bentancur, senza Danilo, addirittura senza Chiesa che proprio in nazionale si era fatto male, si era infortunato. Quindi è ovvio che anche questo alla fine fa parte della stagione, fa parte degli incastri, della fortuna e della sfortuna. Quindi non ce l'ho con l'Inter, non ce l'ho con il Napoli, non penso che sia colpa loro e anzi sarà sicuramente più bello affrontarli al completo e sarà sicuramente più bello anche giocare a San Siro, giocare in Italia e sarà ancora più bello eventualmente vincere a San Siro contro l'Inter e vincere contro il Napoli con tutti i titolari. Questo senza ombra di dubbio, perché penso che sia giusto sottolinearlo.
Non posso però non essere adirato, non posso non essere adirato perché comunque non era colpa della Juventus né il fatto che potesse esserci qualche assenza pesante per il Napoli in Coppa Africa, come non era colpa del Napoli all'epoca per quando c'erano per la Juventus, è così come in realtà giocare in casa di una delle due squadre, secondo me, va anche leggermente a sbilanciare quella che potrebbe essere la prestazione. Tra l'altro mi fa arrabbiare la casualità del destino quando 2 anni fa si gioca Inter-Juventus, Sarri contro Conte, l'andata a San Siro con San Siro pieno, quindi con i supporter dell'Inter allo stadio. Al ritorno invece, primi accenni di Covid, Juventus-Inter il ritorno si gioca senza i tifosi della Juventus allo stadium. E ancora una volta mancato introito da parte della Juventus per quelle che erano gli ingressi, le entrate previste proprio per gli accessi agli stadi. E ovviamente sapete com'è, un conto è giocare in uno stadio pieno di tifosi della tua squadra che sostengono, urlano e vogliono veramente morire per la maglia, un conto è giocare in uno stadio vuoto, un conto ancora è giocare all'andata in uno stadio pieno di tifosi che supporta la squadra e il ritorno invece in uno stadio vuoto. Quindi anche questo, se proprio vogliamo, è tra virgolette falsare il campionato. Poi il precedente è favorevole alla Juventus perché comunque sia a San Siro sia a Torino si è vinto e addirittura la Juventus, grazie a quelle due vittorie, riesce a vincere lo scudetto alla fine dell'anno e ribadisco importantissime perché alla fine la classifica reciterà un solo punto di vantaggio di Sarri rispetto a Conte. Ancora una volta, dato che abbiamo fatto il parallelismo di uno stadio che avrà tifosi e altri no, proprio Juve-Napoli dell'anno scorso è un altro di quegli episodi che proprio non mi era andato giù, ragazzi. Era una cosa che mi aveva dato un fastidio incredibile perché il Napoli non si presenta a Torino a giocare la partita dell'andata, viene assegnato il 3-0 a tavolino poiché la squadra non si era presentata, eppure un ricorso, il secondo tra l'altro poiché il primo era stato respinto, riesce a cambiare le carte in tavola e riesce a far sì che quel Juventus-Napoli si debba invece giocare in un momento ancora più delicato, in un incastro di calendario fittissimo, in un momento in cui la Juventus tra l'altro stava andando anche molto molto male, con il rischio veramente di poter alla fine perdere quei 3 punti che erano veramente indispensabili per la corsa alla Champions League. E ancora una volta il precedente favorevole alla Juventus, come era stato nel caso dell'Inter, anche nel caso del Napoli, poi al ritorno riusciamo a vincere una partita non bellissima, me la ricordo, quella dell'anno scorso, nella quale addirittura si parlava di un eventuale esonero di Pirlo in caso di sconfitta da parte della Juventus. Per fortuna non è stato così, per fortuna poi quella vittoria ancora una volta è risultata indispensabile per mettere ancora una volta il corto muso nei confronti dell'antagonista diretta. Quindi per il momento la storia ci racconta che ad ogni modo, nonostante in preventivo fossimo arrabbiati, imbufaliti e anche un po' delusi dalle decisioni che erano state prese, beh, alla fine abbiamo festeggiato noi, battendo l'Inter, vincendo lo scudetto con quella cosa lì e battendo il Napoli, qualificandoci alla Champions con quella cosa lì. Quindi è ovvio che, ribadisco, sarà ancora più bello poi eventualmente battere l'Inter a San Siro e battere il Napoli in casa nostra con tutti i loro titolari a disposizione. Questo rimane ed è giusto che sia così. Però non posso nascondere il fatto che sinceramente ci sono rimasto male. Ci sono rimasto male perché è una decisione doppia che va in qualche modo ad ostacolare un incastro che per la Juventus poteva risultare buono. Poi la mia rabbia, il mio nervoso si ferma qui e vi ripeto, avessi fatto il video a caldo sarei stato molto molto più arrabbiato e quindi forse ora sono un po' più tranquillo, un po' più lucido anche nelle analisi e nel prenderla con filosofia. Non mi fa sicuramente piacere quello che ho visto, ma ancora una volta a terza, ci tengo a ribadire, non è colpa né dell'Inter né del Napoli, anzi li aspetto il Napoli a Torino e non vedo l'ora di vedere la Supercoppa in casa dell'Inter, sperando veramente di dare un dispiacere ad entrambi. Noi invece, ragazzi, ci vediamo questa sera per il post partita di Juventus-Sassuolo, dove ci sarà come sempre subito dopo la partita un'analisi più a caldo, quindi molto più probabilmente esuberante rispetto a quella che avete visto a freddo della questione Superlega. Il video l'ho voluto fare perché comunque mi avevate chiesto un mio pensiero, un mio parere, e mi sembrava giusto
schierarmi. Fatemi sapere anche secondo voi questo discorso, se è giusto, se è sbagliato, se vi aspettavate il rinvio, se vi aspettavate tutto quello che è accaduto. E quando poi usciranno le ufficialità su OneFootball, pensate a questo video e cercate di ricordarvi che il passato per il momento ci insegna che anche se ci eravamo arrabbiati, alla fine era andata bene a noi, sperando che possa andare ancora bene a noi.